Sappiamo tutti che la televisione è controllata dalle grandi banche e le grosse multinazionali che investono sulle pubblicità, ma internet invece dovrebbe essere libera. Questo per esempio è il blog di Beppe Grillo. Guardiamo qualche curiosità del suo blog. Per esempio, qui alla fine del blog vediamo che i curatori del blog sono, vedete, Credits, Casaleggio Associati. E questo è il blog di Grillo. Chi sarà questa Casaleggio Associati? Intanto vediamo che questo è un altro blog di informazione molto famoso. Cado in piedi, ci scrivono giornalisti famosi. E vediamo in questo blog Cado in piedi che i Credits sono Casaleggio Associati. Via Casaleggio cura anche questo blog. Poi ad esempio c'è le notizie scelte dalla rete, ZZ, politica e società. Notizie scelte dalla rete, quindi la rete che sceglie. Vediamo un po'. Credits, Casaleggio Associati. Anche qui. Poi c'è questo sito che conoscerete, si chiama Chiare Lettere, che è una casa editrice, che è la casa editrice che stampa tutti i libri di Travaglio, Peter Gomez, libri alternativi, insomma, che fanno tendenza tra la gente che si informa. Vediamo sul sito di Chiare Lettere, è scritto nella sezione Chi siamo, è scritto anche il sito di Chiare Lettere. È stato completamente rinnovato e rilanciato. La strategia di comunicazione sul web è stata affidata a Casaleggio Associati. Nel 2009 Chiare Lettere è entrata nell'azionariato del giornale Il Fatto Quotidiano. Quindi Chiare Lettere è gestita da, cioè è curato dal sito della Casaleggio Associati ed è pure entrato nell'azionariato del Fatto Quotidiano. Ecco qui. Questo è il Fatto Quotidiano e vediamo un po' chi è il direttore del Fatto Quotidiano. Il direttore del Fatto Quotidiano è Peter Gomez, che è proprio uno degli scrittori che Chiare Lettere pubblica tantissimo insieme a Travaglio. Quindi anche il Fatto Quotidiano e Chiare Lettere in qualche modo c'entrano con la Casaleggio. Tanti dei blog e dei siti di informazione e dei libri anche in carta stampata c'entrano con la Casaleggio, con questa società. Ma che cos'è la Casaleggio? Intanto andiamo sul sito della Casaleggio Associati. La Casaleggio, questo è il sito ufficiale della Casaleggio Associati. Ecco, sono 5 persone che sono i soci fondatori della Casaleggio. Il primo, vedete, Enrico Sasson. Enrico Sasson, chi sarà questo Enrico Sasson? Intanto vediamo che mentre la Casaleggio gestisce in Italia parecchi blog, questo all'estero, vedete il sito del Guardian. Chi ci scrive per il Guardian? Donald Sasson, che è il cugino di Enrico Sasson. E cosa scrive Donald Sasson? Qui ha scritto per esempio un articolo che si chiama A New World Order, Fate Chance. Significa un nuovo ordine mondiale, ghiotta possibilità. E questo è il cugino di Enrico Sasson della Casaleggio. Ma chi sono questi Sasson? Beh, questi Sasson, come troviamo scritto in questo articolo di Come Don Chisciotte, che Enrico Sasson è uno dei 5 soci della Casaleggio ed è stato per 8 anni, dal 98 al 2006, amministratore delegato della American Chamber of Commerce in Italy, una lobby di multinazionali in Italia. E si chiede, ma proprio con questi doveva mettersi Grillo? E oltre Grillo poi sappiamo tutti gli altri anche. Uno studio del CIPI dice che le varie camere di commercio americane legate tra loro sono tra le più influenti lobby dell'Unione Europea.
quindi cominciamo a capire chi è questo Sasson, ma non solo, perché non è che si parla di lui solo su internet da quando è diventato socio della Casaleggio. In questo libro, che è degli anni 30-40, a pagina 43 è scritto: io suppongo che a quell'epoca dorata i Rothschild volevano comprare l'oro a buon mercato per poi rialzarne il prezzo a cime vertiginose. Nello stesso modo i Sasson e il loro compari hanno approfittato del ribasso dell'argento. Quindi qui c'è Ezra Pound che parla dei Sasson insieme ai Rothschild, ed effettivamente, se andiamo a vedere l'albero genealogico dei Sasson, troviamo scritto che di quelli che si stabilirono in Inghilterra, Sir Edward Albert Sasson, figlio di Alberto, sposò Aline Caroline de Rothschild ed era un membro conservatore del Parlamento dal 1899 fino alla sua morte. Quindi, i Sasson sono proprio imparentati con i Rothschild. Qualcuno dice: ma no, ma la Casaleggio, ma che c'entra? Sì, vabbè, quel cugino parla di nuovo ordine mondiale, ma non sono massoni. Per esempio, qui c'è un video preso dal canale di Casaleggio Associati, il canale ufficiale. Guardate come inizia. Is born today. Eh già, qui dice che un nuovo ordine mondiale è nato oggi. E questo invece è un altro video sempre della Casaleggio Associati, Prometheus. Guardate qui alla fine del video cosa appare: ah, l'occhio nel triangolo simbolo massonico. E questo è il sito ufficiale della Casaleggio. E non è finita qui, perché guardate, Casaleggio Associati annuncia la partnership con Enamix. Allora, se andiamo sul sito della Enamix, ci riporta a questo sito qui, che è la BTM Corporation. E guardate tra i partner chi c'è: la JP Morgan. Quindi praticamente la Casaleggio, che cura tutta questa informazione in Italia, è partner di questa corporation, che a sua volta è partner della JP Morgan, una delle banche più grandi e potenti del mondo. Ecco, noi involontariamente, andando a votare Beppe Grillo, abbiamo votato anche loro.